Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Liberamente in Camper. Oggi vi porto in Calabria. Però, insomma, diciamo che questa puntata inizia in maniera un po' insolita, perché non inizieremo entrando dalla porta d'ingresso dell'area di sosta dove sono da 2 giorni adesso, ma bensì la domanda che mi fate spesso quando io sono in località dove c'è il mare: quanto dista dal mare? State lì e giriamo la telecamera. Oh, come vi ho detto, iniziamo questo video, questa puntata, dall'uscita verso la spiaggia. Intanto siamo in Calabria, area camper Gabella, provincia di Crotone. Spesso mi chiedete: ma quanto dista il mare dall'area camper o dalla struttura dove sono? È esattamente lì, dove vedete il termine di quelle piante, lì c'è il mare. Se preferite, sono 55 passi che faremo adesso mentre raccontiamo dalla roulotte di questo signore alla spiaggia, che è esattamente lì dove vedete il fine della strada. Si chiama Sosta Camper Gabella. Gabella è una delle località sotto il comune di Crotone. Siamo sulla costa ionica della Calabria, quella parte di costa che non è molto conosciuta rispetto alla Tirreno, al Tirreno, cioè all'altra parte, la Tirrenica. E io devo dire che sapete che dove c'è poco turismo, dove c'è dove ci sono angoli nascosti, mi piace molto andarli a scoprire. Perché? Perché ti senti, non dico trattato meglio, ragazzi, ma nella realtà è che dove non c'è tanto turismo, le persone sono meno stressate e sono molto più disponibili al dialogo. Le autorità locali sono anche più tolleranti nel momento stesso in cui voi magari avete parcheggiato il camper non rispettando un divieto, ecco. Per cui, quando ho visto quest'area sosta, tra l'altro, ragazzi, credo che sia una delle poche in Calabria a essere aperte tutto l'anno. Questo vuol dire che d'inverno la struttura è aperta, ed è aperta sia per le caravan che per il camper che per le tende. Ovviamente le tende dovete fare un po' i conti con il fondo, perché è ghiaioso. Oh, ecco la spiaggia. Vi avevo detto che è esattamente 50-52 passi dalla struttura. Spiaggia che è tutta in sabbia, spiaggia libera, quindi potete venire con l'ombrellone, come meglio credete, attrezzati. Io personalmente arrivo solo con le ciabatte e l'asciugamano, perché poi dopo esco, dopo avermi fatto il bagno, e me ne torno alla roulotte o in campeggio. Oh, l'area camper accetta gli animali, e vedete qua c'è anche il suo bell'angolo sgambamento. Sì, insomma, dove potete farli correre, c'è addirittura qualche piccolo attrezzetto, la panchina dove sedervi, è un'area dedicata a loro. Questa che vedete invece è la parte di camper service, con sia lo scarico per chi ha il nautico sia cassetta. Come vi dicevo, le caravan sono ben accette come i camper, e questo invece è l'angolo dei servizi. Una nota particolare è che l'acqua calda è fornita dai pannelli solari, ci sono 300 litri, quelli sono. Se siamo bravi a utilizzarli, ci durano per tutti, se no, ragazzi, la doccia è tiepida, però è gratuita. Questo invece che vedete è l'angolo lavanderia, con tanto di lavatrice da 2,50 euro. Oh, a proposito di prezzi, se entrate nel sito, i prezzi qui partono da 10 euro. A salire a seconda della stagionalità. Tutte le piazzole sono attrezzate di colonnina dell'acqua e corrente elettrica. Tra l'altro la corrente elettrica regge tranquillamente l'aria condizionata. C'è l'angolo giochi per i bambini, la parte barbecue dove cucinare, e sotto quel grande albero, esattamente qui dove c'è l'area giochi, c'è tutta l'area picnic, con un angolo, voilà, dove poter comprare i prodotti della terra, perché attaccato all'area camper c'è il giardino. Quelle sono le mie 3 brioche che mi sono mangiato a colazione, fotoniche, una parola, fotoniche. E dopodiché io vi dico subito, è molto nelle mie corde, perché c'è un ordine e una pulizia, un rispetto delle regole, che mi piace pensare che la vacanza sia per tutti un modo per potersi riposare, rilassare e nel contempo anche divertire. Questo significa che se arrivate nell'orario del silenzio e fermate la macchina e non entrate o il camper, avete visto il listino prezzi, ritornate indietro. Sono veramente dei prezzi a misura del bubris, come si suole dire. E così anche la frutta e verdura che comprate o che acquistate. E poi alla sera non è inusuale che
se desideri, perché non è obbligatorio, ci si mette coi tavoli sotto quell'enorme pianta che vi ho fatto vedere prima e si fa cena tutti assieme, portando ognuno qualcosa, dividendo, condividendo. Perché di base il campeggio è questo, è la condivisione di una vacanza. Non necessariamente deve essere tutti i minuti della giornata la condivisione, ma quell'angolo, quel momento della giornata diventa un valore aggiunto, perché diventa quel ricordo che ti porterai poi per tutto l'anno in ufficio, al lavoro, in una telefonata da un amico che chissà, magari non lo rivedrai più nella tua vita, lo sentirai forse solo a Natale per gli auguri. Ecco, io normalmente sapete che mi fermo un giorno in una struttura, poi il giorno dopo riparto. È rarissimo che mi fermo 2 giorni. Indovinate se all'area sosta Gabella mi sono fermato 2 giorni. Mi sarei fermato anche il terzo, ma purtroppo i tempi sono un po' stretti. Quindi mi riprometto di ritornare, ma soprattutto se venite, e io ve lo auguro e ve lo consiglio di tutto cuore, chiedetevi ai due proprietari, dite che siete amici di Cristiano, sicuramente vi metteranno a lavare i piatti.